tema di quest'anno, vedete, è What If, porsi delle domande, e ci sembrava davvero in linea con quello che è poi l'obiettivo, la missione di Fed Stroke, mettere insieme pubblici diversi, chiedersi il perché di alcune situazioni, di cose che non stanno funzionando, cercare di trovare insieme delle soluzioni. L'anno scorso avevamo detto che Miro, la piattaforma per la riabilitazione dei bambini basata sui neuroni specchi, era un prototipo, un'idea, e invece adesso è vero, è reale, oggi lo insegniamo ai primi bambini. In due parole, quello che è Mirror è la possibilità, l'opportunità data ai bambini di fare un qualcosa, un top alla riabilitazione tradizionale, che è quello di allenarsi a casa basati appunto sul principio neuroni specchio con altri bambini simili. Fight the Stroke è un esempio fantastico di rete, soltanto insieme si può finanziare, promuovere e rendere socialmente importante la ricerca scientifica, che poi diventa cura per tutti, non soltanto per i più fortunati, ma per chiunque nel mondo. Sono qui per parlare di due parole chiave, una è imperfezione e per smontare il luogo comune che ci dobbiamo evolvere per diventare sempre più perfetti. E l'altra è diversità, per raccontare che in realtà il vero segreto, il vero combustibile di qualsiasi cambiamento è la diversità individuale. Fight the Stroke è un modo per mettersi insieme, per riconoscere che la fragilità non è un difetto, ma che l'intelligenza e il cervello possono aiutarci a comprenderla. Si dipende tutti uno dagli altri, la dipendenza è un valore. Fight the Stroke è questo, usa il cuore per spingere il cervello, quindi è una bella idea essere qua insieme per condividere ciò che il cervello produce.